Ciao a tutti cari amici del canale Bastardi Senza Cinema, io sono Mr. White e benvenuti a questa nuovissima recensione. Il film che ho scelto per voi è un film asiatico del 1987, un film che rappresenta un cult assoluto e che naturalmente mi ha colpito in modo abbastanza irrazionale. Il film è Storia di fantasmi cinesi, come avrete letto nel titolo, ed è una pellicola molto particolare che racconta delle storie avventurose, fantastiche e molto molto romantiche. La storia del film racconta le avventure di un giovane ed ingenuo esattore delle tasse che si ritroverà disperso in una foresta nel bel mezzo di una tempesta autunnale. Per ripararsi, si rifugerà all'interno di un monastero abbandonato, che in realtà abbandonato non è, poiché è popolato dalle creature della notte, le creature dell'oltretomba, come fantasmi, zombie, mostri, demoni, creature appartenenti naturalmente al folklore dell'Asia e della Cina. E naturalmente il nostro giovane si ritroverà nel bel mezzo di una serie di terrificanti avventure che lo vedranno protagonista, insieme ad una ragazza bellissima della quale si innamorerà perdutamente a prima vista, ovvero Xu Xing, una giovane bellissima con una voce suadente che è rimasta per molto tempo intrappolato all'interno di quel mondo da un demone molto crudele, molto malvagio, un demone dai mille anni, il demone albero, un demone che assume differenti forme e che rappresenta quindi il cattivo per eccellenza del film, un demone che lo adoreremo dall'inizio, fin da quando lo vedremo la prima volta e che assume delle forme umane, ovvero la forma di una donna, però con la voce di un uomo, cosa che caratterizza in modo eccezionale questo personaggio così crudele e spietato. Quindi un trattamento del soprannaturale, del fantastico, molto molto particolare da parte del regista. Naturalmente si aggiungeranno ai nostri protagonisti e al temibile avversario una serie di personaggi collaterali, tra cui spicca sicuramente il monaco taoista che dà la caccia, dà sostanzialmente la caccia a tutte le creature che appartengono al mondo dell'oltretomba. Ci divertirà parecchio e naturalmente noi assisteremo all'incirca un'ora e mezza o poco più di pura goduria, puro divertimento. Detto così, la trama sembrerebbe abbastanza scontata e posso garantirvi che scontata non è, poiché i colpi di scena sono naturalmente dietro ogni angolo e soprattutto ciò che colpisce di questo film è indubbiamente il trattamento ricevuto dal regista, la sua idea visiva, ma anche il genere a cui appartiene o non appartiene, poiché Storia di fantasmi cinesi parte da un enigma. Che film è? Cioè, sostanzialmente, noi non sappiamo cosa stiamo guardando: un film romantico, un film melodrammatico, un film dell'orrore, un film fantastico, un film wuxia, un film con dei duelli, quindi di cappa e spada. Noi sostanzialmente assistiamo a un vortice, a un turbine di generi, di stilemi e codici appartenenti a generi completamente differenti che si mescolano in quello che viene chiamato sostanzialmente il supergenere, che nasce appunto grazie a questo film. Il supergenere quindi si diffonderà nel decennio successivo grazie soprattutto ai seguiti di questo film e parte naturalmente con Storia di fantasmi cinesi. Un'altra caratteristica molto intrigante del film è indubbiamente la regia, molto dinamica, al tempo stesso molto barocca, che ci colpisce fin dalla primissima sequenza. Naturalmente il regista alla prima esperienza potrebbe mostrare un po' di ingenuità o comunque un po' di inesperienza dovuta appunto al debutto sostanziale dietro la cinepresa. Tuttavia il regista del film si dimostra molto capace, molto abile, sa orchestrare bene i tempi, sa giostrare con i personaggi, sa muovere molto bene la telecamera, sa inquadrare e naturalmente si affida ad un reparto tecnico di primissimo ordine, poiché gli effetti speciali, ma anche la fotografia sono davvero fantastici, paradossali al tempo stesso quanto la storia e gli eventi trattati nel film. La fotografia, io l'ho adorata, si passa dalla fotografia fredda degli esterni, dovuta appunto ad un clima, ad una situazione molto autunnale, a un periodo molto autunnale, ma anche ai colori psichedelici caldi, primari e secondari, degli interni e soprattutto del mondo dell'oltretomba.
Quindi un film molto complesso, molto artificioso, divertente, al tempo stesso commovente, terrificante, girato con una goduria, un divertimento, un amore per il cinema che colpisce tutti perché veramente io ho l'impressione che tutti coloro che hanno lavorato a questo film si siano divertiti un mondo mentre lo giravano, perché si vede, ragazzi, traspare dalla pellicola, traspare dallo schermo, lo notiamo, ci arriva questo divertimento e noi ci rilassiamo, godiamo, anche se il film ha delle ingenuità comunque passabili, ma anche se il film è abbastanza retrodatato, con degli effetti speciali sicuramente non in CGI, ma molto artigianali, che al tempo stesso sono sia imbarazzanti ma anche geniali, cioè colpiscono, c'entrano in pieno l'obiettivo e onestamente vi faccio un caso, io adoro gli zombie in stop motion. Sì, perché abbiamo anche gli zombie e naturalmente il modo in cui vengono realizzati è pazzesco. Quindi un film pazzo, un film folle, un film bello, un film intrigante, un film che vi farà emozionare, un film che vi divertirà, un film che vi consiglio vivamente, soprattutto la notte di Halloween. Quindi recuperatelo. Naturalmente vi invito successivamente a commentare qui sotto per sapere un po' cosa ne pensate e poi iscrivetevi, guardate altri video, mettete mi piace, condividete e beh, buon cinema a tutti, ciao, alla prossima!